Il Consiglio regionale negli ultimi giorni ha varato nuovi aiuti economici per alcuni settori particolarmente colpiti dalla crisi del Covid. Ci sono contributi per i gestori degli impianti di risalita, per la valorizzazione dei cammini storici e religiosi, per il centro sperimentale del mobile e dell'arredamento. Mercoledì scorso i lavoratori del settore siderurgico sono scesi in piazza a Roma per sollecitare un impegno concreto del governo anche per i poli di Piombino e Taranto. All'unanimità il Consiglio regionale ha votato due documenti di sostegno alla causa dell'acciaio toscano con forti richieste proprio al governo. Un altro settore vive ancora una fase di incertezza ed è quello della geotermia, che ha i punti di riferimento in Toscana, sulla Miata, ma soprattutto in Alta Val di Cecina. I contributi che spettano ai comuni geotermici, che ne hanno diritto, adesso arriveranno a loro direttamente. I consiglieri al nostro regionando commentano anche la decisione del Consiglio di Stato sulle concessioni balneari. Proroga sì, ma solo fino a dicembre 2023. Parleremo infine del Natale che si avvicina, di Empoli, città in festa con installazioni record e di tante altre iniziative che ci danno l'idea che nonostante le difficoltà del momento stiamo lentamente tornando alla normalità. A Roma la manifestazione di mercoledì 10 novembre idealmente c'era tutta la città di Piombino ed è rimbalzata l'istanza che nasce da lì anche qui a Firenze in Consiglio regionale, dove il giorno prima sono state votate, approvate all'unanimità, due mozioni diverse. I documenti erano stati presentati dal Partito Democratico e da Fratelli d'Italia. Il consigliere Anselmi è stato anche sindaco della città. Ora spiega le richieste che vengono fatte al governo. Quindi noi mettiamo una serie di obiettivi che mettono insieme il futuro dello stabilimento, direi degli stabilimenti, perché accanto c'è la Magona, secondo una visione industriale siderurgica evoluta, con un forno elettrico, con una produzione flessibile e ambientalizzata di acciaio. Il tema del risanamento ambientale, quindi le bonifiche, l'economia circolare e il riuso delle materie seconde, il tema delle relazioni con il porto e il tema degli spazi, quindi liberazione degli spazi per la diversificazione economica del territorio e l'insediamento di nuove attività produttive, magari a più basso impatto ambientale. E poi c'è il tema infrastrutturale con la bretella che partirà nel primo tratto fra breve, è già stata appaltata, e nel secondo tratto abbiamo conquistato il finanziamento per l'ultimo miglio del PNRR. Le istanze sono condivise da tutti, lo dimostra l'unanimità sui due testi, ma c'è comunque una differente analisi tra maggioranza e opposizione. Piombino ha tutte le carte in regola, non, come dicevo prima, per essere salvato per elemosina o per gentile concessione. Piombino può diventare il primo sito siderurgico d'Italia e forse tra i primi d'Europa ad avere un forno completamente elettrico da 1,5 milioni di tonnellate annue, che ha una produzione incredibile e che fa... classificherebbe il sito di Piombino come un'eccellenza non solo da un punto di vista produttivo, ma anche da un punto di vista della transizione ecologica, visto che in questo momento si fa un gran parlare di transizione ecologica. Cioè immaginatevi un sito siderurgico, e nell'immaginario collettivo è quanto di più impattante e inquinante possa esistere, che lavora ed è l'unico sito in Italia, per esempio, che produce rotaie, tanto per fare un esempio, che ha una produzione di tutto rispetto e che lo fa in maniera ecologica. Quindi non è che è un qualcosa da salvaguardare per gentile concessione. Se poi qualcuno al governo nazionale ha interesse che l'eccellenza italiana e forse europea non stia in Toscana ma stia altrove, lo dica. La regia dell'operazione in questa fase sembra nelle mani della vice ministro Todde del Movimento 5 Stelle. La capogruppo dei 5 Stelle in Toscana allora rassicura sulle reali intenzioni del governo. Nel consiglio aperto a Piombino il 14 settembre ha annunciato l'ingresso dello Stato con Invitalia nella questione delle acciaierie di Piombino, perché lei stessa, come ha condiviso con me in alcuni incontri che abbiamo fatto, è ben consapevole della rilevanza del sito di Piombino per l'acciaio e pretenderà per esso la stessa attenzione che è stata dedicata al sito di Taranto. Quindi massima attenzione ancora del governo e del Movimento 5 Stelle, siamo costantemente in contatto con la Vice Ministra per arrivare a una soluzione positiva dell'esito di una situazione che ormai da troppi anni purtroppo prende banco sulla costa toscana e in tutta Italia. Il consigliere Landi, che è anche il portavoce dell'opposizione, è originario dell'Elba e conosce molto da vicino
la situazione e i problemi delle acciaierie di Piombino e non solo, di tutta l'economia della Val di Cornia. Abbiamo manifestato vicinanza a questa situazione e abbiamo votato anche unitariamente due atti importanti, sia della maggioranza che dell'opposizione, per far sì che e dare un segnale che il Consiglio regionale spinga affinché il governo trovi una soluzione adeguata. Questo credo che sia necessario anche con un tavolo che comprenda tutte le amministrazioni e i vari ministeri interessati. Chiaramente in questo anche il Comune di Piombino sta svolgendo una posizione, una parte molto positiva con l'attuale pianificazione urbanistica. Un nuovo confronto con il governo, abbiamo saputo, ci sarà i primi di dicembre, ma certo l'attesa è grande e crescono le preoccupazioni dei lavoratori. Gli impianti di risalita sulle nostre montagne, il design innovativo nel settore del mobile e la valorizzazione dei cammini storici tradizionali sono tre settori in cui ancora la Regione interviene con degli aiuti. In dettaglio, per le società che fanno l'esercizio degli impianti di risalita sulle montagne toscane vengono stanziati in totale 800.000 euro. È una cifra complessiva, appunto, che andrà modulata sulla base delle richieste e delle necessità. Con l'obiettivo di valorizzare l'arredo toscano vengono concessi 150.000 euro per il progetto By Design al centro sperimentale del mobile e dell'arredamento. Infine, terzo tassello, contributo di 237.000 euro, tetto massimo, per i comuni che intendono migliorare la fruibilità dei cammini regionali. Con molti distinguo questo pacchetto viene approvato. 29 sì, 2 voti contrari, sono quelli contrari del Movimento 5 Stelle. È stato un curioso provvedimento, potpourri, lo chiamerei, che mescolava tre argomenti completamente diversi, cosa che anche la tecnica legislativa sconsiglia. Un aspetto, un breve flash su ciascuno degli argomenti. Il settore neve sicuramente merita sostegno, però attenzione perché ogni anno, da quando almeno io sono all'interno del Consiglio, quindi sono 6 anni, vengono presentati dei contributi una tantum al sistema neve. E è l'ora, credo, a questo punto di cercare di promuovere una diversificazione anche del tipo di turismo e delle attività che vengono fatte. I cammini regionali anch'essi hanno ricevuto negli anni spesso dei contributi e è giusto continuare a darli perché i cammini sono sicuramente una risorsa per il turismo lento in Regione Toscana, però bisogna anche vedere come vengono spesi questi soldi perché appunto questo non è certo il primo contributo. Assolutamente inspiegabile il contributo al centro sperimentale del mobile della provincia di Siena, 150.000 euro per un progetto di internazionalizzazione che in pratica non verrebbe nemmeno attuato dallo stesso centro ma verrebbe in pratica appalmatato all'università e soprattutto non si capisce l'arbitrarietà con cui è stato scelto di promuovere quel distretto piuttosto che altri. Una critica che muove Galletti è condivisa anche da altri gruppi di opposizione. Siamo innanzitutto di fronte a un provvedimento che dal nostro punto di vista pecca per quanto riguarda appunto lo stile, quantomeno della normazione. Si è cercato di fare un unico calderone mettendo insieme settori diversi. Dal nostro punto di vista è chiaro che in questo momento in particolare ogni forma di sostegno economico che appunto sia messo in campo dalla Regione su certi tipi di settori ci vede favorevoli. Dall'altra però non possiamo che censurare questo tipo di frenesia normativa, mettiamola così. Da una parte sostegno al sistema neve, dall'altra ci mettiamo anche dentro il sostegno al settore del mobile e infine riusciamo a ritrovare alcune risorse per sostenere i cammini, quindi i progetti sui cammini dei comuni. È chiaro che di fronte, diciamo, a questo stile normativo, ecco, occorreva a nostro avviso una maggiore organicità, anche perché altrimenti si perde quell'intento che può essere sicuramente condivisibile di sostenere determinati settori. Il provvedimento che prima era passato nella Commissione viene illustrato anche in aula dalla Presidente Bugetti, che poi entra nei dettagli e si sofferma soprattutto sulla opportunità di valorizzare i cammini. Erano risorse che erano rimaste parzialmente utilizzate, quindi c'era necessità da parte di molti comuni di avere queste risorse per poter continuare o terminare i lavori infrastrutturali, quindi si tratta sempre di investimenti sui cammini presenti in Toscana. Voi sapete che ce ne sono tantissimi, che sono un settore di grande risposta turistica in questo momento e che sono stati valorizzati in questi anni tantissimo dalla stessa Regione. Queste risorse consentono a tanti comuni di poter continuare questi lavori che erano rimasti appunto parzialmente eseguiti. Altri commenti si concentrano
sul contributo per lo sci, un volano significativo per tutta l'economia toscana. Due inverni di fatto chiusi avrebbero troncato le gambe a tutti, nonostante questo la montagna è riuscita ad andare avanti. Ecco, questo contributo aggiuntivo in parte risponde alle sollecitazioni che come Fratelli d'Italia abbiamo mosso in questi mesi e nell'ultimo anno. Pensiamo che si possa fare ancora di più, ma comunque è intanto una prima risposta che viene dalla Regione. Quello che chiediamo è che si faccia attenzione su chi sono i destinatari di questi contributi. Ci sono imprese strettamente legate alla stagione sciistica, strettamente legate alla cosiddetta industria della neve, che sono rimaste chiuse e che hanno perso il 100% dei loro profitti. Ci sono altre attività, magari in zone più marginali, che vengono definite montagne soltanto sulla carta, che hanno avuto difficoltà, ma non del 100%. La neve ha sofferto, la montagna, in un momento così delicato, 800.000 euro, uno stanziamento importante per andare a rifinanziare gli impianti, se penso anche al territorio di Siena, di Pistoia, le montagne della Toscana principali e non solo. Ovviamente risorse importanti per quanto riguarda il design, il mondo del mobile. Il centro sperimentale del mobile di Poggi Bonsi è un'eccellenza ormai a livello nazionale, sarà volano dello sviluppo del design, dell'arredamento per quanto riguarda la Toscana nel mondo, con un finanziamento straordinario. In generale sulla ripresa è intervenuto più volte il capogruppo di Forza Italia, che chiede che adesso non vi siano nuove tasse. Questo frenerebbe l'espansione di una fase cruciale dell'economia. Ne aveva parlato nei giorni scorsi alla vigilia della seduta dedicata alla sanità e aveva fatto riferimento alla possibilità che vengano introdotte nuove tasse, una possibilità che in realtà allo stato attuale viene smentita dal presidente Giani. Comunque riascoltiamo Stella brevemente. No a nuove tasse in Toscana. Fra l'altro è la regione con le più alte tasse. Ogni toscano paga ogni anno più di 9.000 euro fra imposte comunali, tasse regionali e tasse nazionali. Si andranno ad aggiungere ancora altre tasse. C'è una novità di rilievo anche per quanto riguarda la geotermia, in particolare per i contributi che vengono erogati ai comuni proprio per questo settore geotermico. Il Consiglio regionale accorcia i passaggi. Ma il Consiglio ha approvato una legge con una norma transitoria che nel prossimo anno 2022 vedrà i contributi derivanti dall'attività geotermica trasferiti direttamente ai comuni, in quanto Cosvig ha in atto un percorso per trasformarsi in società in house della Regione. Come sappiamo, la Regione ha investito in Cosvig e ha aumentato la propria quota all'interno della società per farne una vera e propria agenzia di sviluppo delle aree geotermiche. Abbiamo da mettere a punto questo aspetto formale, poi dall'anno successivo, dal 2023, le risorse provenienti dalla geotermia saranno nuovamente attribuite a Cosvig, che le investirà sulla base dei progetti dei comuni. Il consorzio Cosvig si trasformerà in società in house della Regione e a quel punto questa norma sarà superata, ma anche sulla modifica il parere dei 5 Stelle è negativo. Per noi è stato un argomento nuovo e non è stato neanche analizzato all'interno della commissione, all'interno della quale io stessa lavoro. E questo secondo noi è un passaggio grave che manca. E soprattutto anche perché bisogna capire quale sarà il lavoro del Cosvig, le attività che faranno, quanto impatterà nel bilancio, perché la geotermia, bisogna dire chiaramente una cosa, c'è un tipo di geotermia che aiuta l'ambiente, quella bassa entalpia, quella delle piccoli impianti, compresi quelli domestici, e sono sicuramente una grandissima risorsa. E questa va sfruttata. Ci sono quelli invece che fanno geotermia, un tipo di geotermia che è speculativa. Sulla norma nello specifico, sulla geotermia toscana in generale, registriamo un altro parere ancora. Arriva dall'opposizione, la Lega approva la norma e poi guarda ai prossimi mesi. Dobbiamo anche fare un lavoro insieme positivo, perché la gara che dovrà essere prevista per il 2024, e se non si riesce a fare una gara, magari avere una proroga, sicuramente le concessioni devono avere una continuità perché questo settore possa andare avanti e anche, perché no, crescere e svilupparsi, visto quello di cui stiamo parlando con le energie rinnovabili in Toscana. Sicuramente noi abbiamo una ricchezza molto importante. Il Consiglio, ne parleremo tra 7 giorni, approva il programma di attività del Corecom per il 2022 e vota sì ad una mozione per sostenere il progetto di Volterra, capitale della cultura. Tra gli altri documenti approvati spiccano quelli sulle discoteche, auspicabile una riapertura totale in sicurezza, sulla denominazione di origine comunale per i nostri prodotti tipici, sui nuovi e talvolta controversi, come nel caso
caso del Nutri-Score, sistemi di etichettatura europei. A maggioranza il Consiglio ha votato anche una mozione per lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti neofascisti. Sì, stavolta unanime però ad una mozione per rimediare alla mancanza di segretari generali nei nostri comuni. Il Consiglio è stato, anche questa settimana, comunque la vetrina di tante iniziative. Sono moltissime le iniziative che presentiamo anche noi nei nostri telegiornali ogni giorno che riguardano territori anche diversi della nostra regione, iniziative legate al buon cibo, alla cultura, alla tradizione, allo sport, alla musica, all'arte. Quest'anno in particolare poi sarà possibile vivere anche esteriormente i segni del Natale. Allora l'iniziativa del Natale a Empoli, presentata a Palazzo del Pegaso, è particolarmente significativa. È un segnale di speranza e di ottimismo che, al di là delle convinzioni religiose di ciascuno di noi, ci permette di guardare davvero al futuro in maniera differente. Il Natale è questo, è la festa dei più piccoli, è il modo con cui noi vogliamo guardare con speranza ed ottimismo al prossimo anno. Io vorrei solo ricordare lo scorso anno e che cosa significava per tutti noi. Avevamo saputo che stavano per arrivare i vaccini, però non c'erano ancora, non c'era la possibilità e la speranza di tornare a rivivere insieme, di poterci guardare negli occhi, quella socialità che tanto ci è mancata. Ecco, rivedere il Natale a Empoli mi dà quella speranza che questa socialità può continuare ad esserci. A Empoli la festa comincia adesso e si protrarrà per oltre 2 mesi, fino al 16 gennaio 2022. Si attendono più visitatori del 2019, dice l'assessore al commercio presente qui, e la città sarà un po' come lo è Salerno per il Natale italiano. Ha raggiunto gli obiettivi sperati, che sono quelli intanto di rivitalizzare tutto il centro, di fare un evento per Empoli e per il commercio di Empoli importantissimo, ma andando oltre, diventando anche un'attrazione turistica che porta gente ormai con pacchetti che vengono anche da fuori regione, e quindi davvero un'esperienza di rilancio del centro, del centro commerciale naturale di Empoli, che ha portato anche poi a estendere questa efficacia a tutto il territorio. Anche Arezzo, dal 20 novembre, avrà il suo Natale speciale, come spiegano i promotori della manifestazione, che punta molto sui mercati artigianali. Il Tartufo Bianco a San Miniato e a San Giovanni d'Asso, sulle Crete Senesi, Autumnia, Filine e Valdarno sono le ultimissime manifestazioni presentate qui. Sono già sul piede di guerra molti operatori balneari della Toscana dopo che il Consiglio di Stato ha deciso che le concessioni saranno sì prorogate, ma solo fino a dicembre 2023. Poi ci saranno le gare in cui certo si terrà conto dell'occupazione creata e degli investimenti fatti, ma di cui l'esito non è affatto scontato. La notizia rimbalza qui in Consiglio regionale. Il Consiglio di Stato ha chiarito che la normativa statale si pone in contrasto con la normativa comunitaria. Ha chiarito anche l'inefficacia degli atti della pubblica amministrazione che nel frattempo sono stati adottati, provocando quindi una decadenza delle concessioni, che peraltro non viene effettuata in maniera automatica, ma si dà un termine fino al 31 dicembre del 2023 per poter organizzare le nuove gare. Una decisione dirompente rispetto alla quale la politica quindi è chiamata a una riflessione, perché le azioni che sono state concentrate a diversi livelli fino ad ora sono state tutte azioni che, pur nel rispetto dei principi comunitari, avevano come obiettivo quello di garantire una certa stabilità delle concessioni per un numero di anni piuttosto ampio. Oggi quei principi vengono meno, la politica a tutti i livelli deve fare i conti con una pronuncia che è resa da un'autorità giudiziaria. Sembrano allineati alla volontà della giustizia amministrativa e dell'Europa i consiglieri del Movimento 5 Stelle. Io sottolineo ancora che le coste, i tratti di costa balneabili, tutti i tratti di costa sono risorse naturali e quindi rientrano, diversamente da altre fattispecie, all'interno della direttiva Bolkestein, come è stata emanata, e l'Italia ad oggi mi risulta essere tra le uniche che non aveva adempiuto all'obbligo di andare alle aste, e quindi semplicemente si mette fine a un passaggio che
per quanto riteniamo noi, era dovuto a questo punto. Quindi l'importante adesso è osservare che siano fatte correttamente le nuove aste, ci sia la tutela dei lavoratori e soprattutto delle attività che sono mantenute lì. Su questo adeguamento all'Europa non è affatto d'accordo il capogruppo di Fratelli d'Italia, partito all'opposizione qui a Firenze ma anche a Roma. Il governo che segue pari pari quelle che sono le direttive europee. Quando ha capito che i balneari sarebbero stati sul piede di guerra, ha fatto un mezzo dietro fronte annunciando comunque una sospensione di qualche anno, ma per non scontentare chi dall'Europa vuole mettere le mani sul patrimonio di lavoro che balneari, ambulanti, tassisti hanno costruito negli anni in Italia, perché spesso e volentieri si parla di concessione come se fosse un foglio di carta e si ignora che dietro c'è un lavoro di decenni fatto da esseri umani, da persone, da famiglie, da imprese che hanno costruito lavoro. E allora che succede? Si fa, da una parte si annuncia la mezza proroga ai balneari, ma per non scontentare nessuno, casualmente nel decreto all'ultimo secondo ci finiscono i tassisti. Tutto il centrodestra è molto impegnato su questo fronte. E non è pensabile, come ha affermato anche il Consiglio di Stato, con questa proroga che va fino alla fine del 2023, che le concessioni, la decadenza delle concessioni in maniera immediata e generalizzata, posta in essere in questo modo, crea chiaramente al comparto che vede impiegati 1 milione di dipendenti e 10.000 aziende in Italia, chiaramente non è pensabile che si possa creare in questo settore una destabilizzazione di un mondo del lavoro, ma anche di una professionalità, anche di un comparto che ha fatto la storia, i pionieri del nostro turismo sulle nostre coste italiane. Regionando termina qui, ci rivediamo venerdì prossimo, 19 novembre, alle 21.10 circa, dopo il nostro TG della sera. Parleremo anche dei primi 50 anni della Biblioteca della Toscana, Pierro Leopoldo.